Benvenuto su Momento in Cristo Channel, è bello averti qui. Non ignorare questo video se ami Dio. A volte Dio ti trattiene finché la strada non è sicura e libera da percorrere. Sii grato per la prova, perché ha uno scopo. Non arrenderti a questo punto, non preoccuparti di mettere in discussione la volontà di Dio. Abbi fiducia che tutto ha già funzionato per te. Signore, se non è la tua volontà, lascia che mi sfugga di mano e concedimi la pace. Non preoccuparti di questo. Dio dice che benedice molte persone, ma quando le loro vite sono buone, si dimenticano di Lui. Per favore non dimenticarmi. Ti amo e ti auguro di starmi sempre vicino. Arrabbiarsi non è peccato. Tutti abbiamo emozioni umane, ma non è giusto peccare mentre si è arrabbiati. Impara a controllare la tua rabbia, non addormentarti con quella sensazione. Perdona e ama. Ti amo. Non lasciare che le azioni degli altri controllino il modo in cui tratti coloro che ti circondano. Non tutti hanno cattive intenzioni nei tuoi confronti, non tutti vogliono abbatterti. Dio dice, parlami di più e ti aiuterò a discernere ciò che è buono e cattivo nella tua vita. Ti amo. Digita Amen nei commenti e sii benedetto oggi. Questo testo ci ricorda l'importanza di rimanere in contatto con Dio. Non dobbiamo perdere l'opportunità di ricevere la loro guida e cura. A volte Dio ci sostiene in determinate situazioni per proteggerci e preparare la strada per ciò che verrà. Dovremmo essere grati per ogni esperienza in quanto hanno uno scopo nel nostro viaggio. È comune dimenticarsi di Dio quando le cose vanno bene. Quando siamo soddisfatti a nostro agio, possiamo facilmente distrarci e trascurare la nostra relazione con Lui. Tuttavia, Dio è sempre presente e vuole che lo includiamo in tutti gli aspetti della nostra vita. Dobbiamo ricordarci di amarlo e di volerlo vicino a noi. La rabbia è un'emozione umana, ma non dobbiamo permetterle di controllarci. È importante imparare a controllare le nostre emozioni, inclusa la rabbia, in modo da non commettere peccati mentre siamo arrabbiati. Dobbiamo perdonare e amare, cercando la pace nei nostri cuori. Inoltre, dobbiamo ricordare che le azioni degli altri non dovrebbero determinare il modo in cui trattiamo gli altri intorno a noi. Non tutti hanno cattive intenzioni, non tutti vogliono farci del male. Dobbiamo fidarci di Dio per aiutarci a discernere tra il bene e il male nelle nostre vite. Alla fine, siamo invitati a scrivere Amen nei commenti come segno della nostra fede e gratitudine. Possiamo noi essere benedetti oggi e sempre mentre manteniamo una connessione costante con Dio e cerchiamo la sua guida in tutte le aree della nostra vita. Amen. Grazie a tutti per aver guardato il video su Canal Momento in Cristo. Spero che le parole condivise abbiano toccato i vostri cuori e rafforzato la vostra fede. Vorrei farvi una richiesta speciale. Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito ad iscriverti subito. Iscrivendoti avrai accesso a contenuti stimolanti, potenti riflessioni e messaggi di speranza basati sulla parola di Dio. Inoltre, condividi questo video con i tuoi amici e familiari. Diffondiamo questo messaggio di amore, perdono e gratitudine in modo che più persone possano essere benedette e trovare conforto nei momenti difficili. E non dimenticare di lasciare il tuo mi piace. Questo piccolo gesto ci motiva a continuare a produrre contenuti rilevanti per tutti voi. Grazie per far parte di questa comunità che cerca di rafforzare la fede e vivere una vita significativa in Cristo. Percorriamo insieme questo cammino, incoraggiandoci a vicenda e condividendo l'amore di Dio. Possa il Signore benedirvi riccamente e possa ogni momento in Cristo essere un momento di trasformazione e rinnovamento nelle vostre vite. Con gratitudine, fino al prossimo video.